E tra l'altro si può vedere tramite Frodo e Sam il modo in cui si comportano. Il prof ti stesse imitando col dire: se tu ti comporti in un certo modo, puoi intaccare nella vita di qualcun altro, sia nel bene che nel male. Se tu ti comporti bene, puoi fare del bene anche agli altri. Se tu ti comporti bene anche con chi ti fa del male, puoi magari dargli un po' di luce nella sua vita. Se tu invece decidi di comportarti in modo un po' più cattivo o ti adegui al modo in cui ti trattano, allora puoi far sì che questa persona possa soffrire ancora di più o comunque far sì che le cose vadano in un modo ancora peggiore rispetto a come potrebbe andare se tu decidi di comportarti in un modo un po' più, diciamo, un po' più benevolo, il porgi l'altra guancia anche se ti viene fatto un torto. Secondo me il modo in cui potremmo sintetizzare questo discorso è questo: le azioni che facciamo hanno sempre delle conseguenze. Vero. Possono essere delle conseguenze buone, cattive, inaspettate. Il fatto è che noi non possiamo conoscere tutti gli esiti. Anche da questo punto di vista, non è che ci dobbiamo comportare bene perché dobbiamo necessariamente aspettarci la ricompensa. Esatto. Dobbiamo comportarci bene perché è giusto farlo. Vero. Dobbiamo comportarci bene se crediamo in quello che stiamo facendo, se abbiamo un'etica, se abbiamo dei principi morali. E poi quello che sarà, sarà. Anche perché secondo me il professore voleva dire che se tu nel tuo piccolo ti comporti in modo misericordioso, quindi lasci che la tua vita sia pregna di compassione e pietà, riesci a tenere a bada la corruzione del mondo che viene al mondo. Quindi, infatti, il fatto che Frodo, secondo me, abbia mostrato pietà nei confronti di Gollum, io la vedo come una vittoria contro il suo continuo lottare contro l'anello. Quindi, infatti, io ho avuto pietà di Gollum, io ho pietà di Gollum perché so quello che sta passando e quindi tu, anello, non farai che io ceda alle tue lusinghe del uccidilo perché intanto non ti serve a niente, cosa che ripeto spesso nei miei video. Uccidilo perché intanto non ti serve a niente. Il fatto che lui comunque mostri pietà è come se stesse continuando a tenere a bada le lusinghe dell'anello e quindi la corruzione dell'anello stesso. Sicuramente questo fatto del mostrarsi misericordiosi è una cosa che influisce positivamente, cioè sia sulla persona che esercita la misericordia e sia su chi la riceve. Quindi in questo modo possiamo vedere che si crea in qualche modo una catena. Effettivamente, la distruzione dell'anello, il fatto che alla fine l'anello sia stato distrutto, è la conseguenza di tante azioni. Sono tante azioni, ognuna legata all'altra, e che quindi riescono a dar vita a questo finale in cui il male viene sconfitto. Anche la pietà stessa, prima di Frodo c'è stato Bilbo. Il fatto è che appunto le buone azioni sono importanti in sé. Io credo che questo sia il punto, perché noi non riusciamo a renderci conto spesso di quale implicazione avrà il nostro modo di agire. Però bisognerebbe cercare di fare del bene a prescindere, ecco, mettiamola così. Io a questo proposito citerei dei passaggi delle lettere, che secondo me sono molto appropriati. Allora, per prima cosa prenderei la lettera 192. Si parla, di Frodo e del suo fallimento sul Monte Fato e il professore dice: in questo caso la causa, non l'eroe, ha trionfato, perché grazie all'esercizio di pietà, misericordia e perdono delle offese si è prodotta una situazione in cui tutto si è sistemato e il disastro è stato evitato. Di sicuro Gandalf l'aveva previsto.
Ovviamente non intendeva dire che bisogna essere misericordiosi perché più tardi potrebbe rivelarsi utile. Non ci sarebbero altrimenti pietà o misericordia, che sono realmente presenti solo quando vanno contro la prudenza. Non sta a noi pianificarle, ma siamo sicuri che dobbiamo essere straordinariamente generosi se vogliamo sperare nella straordinaria generosità rappresentata dal minimo alleggerimento delle conseguenze delle nostre follie ed errori. Praticamente ti sta dicendo: comportati bene laddove tu senti la necessità di comportarti bene, se nel tuo cuore senti che devi fare un'azione benevola, non soltanto perché ti fa comodo fare. Esatto, anche perché poi lui, sempre a proposito della pietà, dice, invece questo nella lettera 246, se non sbaglio, quella che citavo già prima, c'è una nota in cui dice: la pietà per essere una vera virtù deve essere rivolta al bene del suo oggetto. Rimane vuota se esercitata solo per mantenersi puliti, privi dall'odio o per non compiere azioni ingiuste, benché anche questo sia un buon motivo. Quindi vedi che la pietà di Frodo è vera pietà anche per questo motivo, perché oltre a mantenere lui pulito, nel senso che comunque questo atto di pietà sicuramente funge da ostacolo alla corruzione che l'anello sto cercando di operare in lui, quindi oltre a mantenere pulito lui, è rivolta anche al bene dell'oggetto, cioè Gollum. Gollum, tramite la pietà di Frodo, poteva andare incontro alla sua parziale rinascita. Vedi come i due motivi si fondono, cioè quello, diciamo, più strettamente etico si fonde con quello attenente più alla sfera dei sentimenti e poi anche delle possibilità di salvezza e redenzione. Ecco perché secondo me la compassione di Frodo non è così semplice come si può credere guardando il film. Nel film ti fanno credere semplicemente che lui si rivede in Gollum e che quindi per questa ha pietà di lui. Sembra messo in modo egocentrico così. Tanto egocentrico, perché alla fine secondo me è un po' anche una cosa inevitabile che ci sia identificazione. Però non è soltanto quello, non è solo una questione di identificazione, ma è anche una questione, come dicevo prima, di etica e di sperare che l'oggetto, quindi Gollum in questo caso, possa tirarne fuori qualcosa di buono. Io non so quanto Frodo se ne rendesse conto di questa cosa. Però credo, come dicevo prima, che ci avesse pensato al fatto che comunque Gollum, come aveva detto Gandalf, non era completamente distrutto e che quindi forse avrebbe potuto riprendersi un pochino. E questo potrebbe anche averlo frenato dall'uccidere Gollum, dal far uccidere Gollum dagli uomini di Faramir. Perché comunque quando c'è la scena dello stagno proibito, vediamo che appunto l'avevi accennato anche tu, vediamo che Frodo si interroga un po' su cosa fare e si chiede se potrebbe lasciare che Faramir e i suoi uomini uccidano Gollum e poi si risponde di no, si risponde che non sarebbe giusto e è possibile che in quel momento questa domanda se la sia anche fatta, si sia anche chiesto perché gli devo fare del male quando alla fine lui innanzitutto mi ha aiutato, perché grazie a lui abbiamo attraversato le paludi morte. E poi perché gli devo permettere che gli facciano del male quando alla fine lui c'è la possibilità che ritorni a vivere meglio. Non mi stupirei se l'avesse pensato in quel momento. Diciamo che è molto rappresentato come molto umano in quel frangente Frodo, perché tutti passano quegli stessi pensieri quando, per esempio, litighi con qualcuno e non sai se trattarlo in una certa maniera oppure nell'altra, banalmente parlando. Se vogliamo trasporre in una situazione di tutti i giorni e quindi escludere le implicazioni omicide, effettivamente c'è una
una situazione in cui uno potrebbe pensare, sì, quella persona non mi piace, è cattiva, però ha fatto anche qualcosa di buono, quindi non è giusto che vada incontro a brutte conseguenze. Se la posso aiutare, l'aiuto. Ecco, Esatto. questa forse in una situazione quotidiana verrebbe così, immagino. Comunque, dicevo, non mi stupirei se Frodo in quel momento si fosse chiesto se Gollum potesse essere recuperabile per il bene di Gollum stesso. Ricordo anche in un altro momento, molto prima che Faramir e i suoi uomini comparissero, in cui Frodo dice a Sam che in Gollum c'è un cambiamento, cioè c'era un cambiamento in atto. Sì, me lo Dice, anche se ricordo. quanto profondo non saprei ancora dire, lui dice così. Io penso che lui si renda conto che Gollum ha questa possibilità di riscatto, magari non l'associa direttamente a se stesso e a quello che lui sta facendo. Io non credo che Frodo fosse consapevole che Gollum, volendo, avrebbe anche potuto cercare di fargli una carezza, cioè non credo che, per esempio, Frodo fosse consapevole che l'affetto di Gollum stava arrivando a quel punto da volergli dare questo segno di riconoscenza sincera. Ma secondo me, essendo un personaggio molto umile, non credo che pensava del sto cambi le mie azioni stanno facendo sì che Sméagol torni in superficie piuttosto che Gollum. No, neanche secondo me ci pensava. Può essere che abbia preso in considerazione che la situazione generale che Gollum stava vivendo in qualche modo originava questo cambiamento. Però di essere lui l'artefice in prima persona, non lo so, no, non credo che ci abbia pensato, comunque che non credo che abbia compreso le implicazioni fino in fondo. Secondo me lui può aver fatto un ragionamento di questo tipo, che Gollum si stava trovando in una situazione nuova, in una situazione in cui stava in un certo qual modo provando a fidarsi di qualcuno, cioè di Frodo stesso, che gli stava a sua volta dando fiducia, almeno in parte, e quindi come, diciamo, reazione a questa situazione nuova, effettivamente si stesse verificando un cambiamento in lui. Però di essere lui stesso così importante per Gollum, non credo che l'avesse visto. Magari stava pensando, più che altro stava pensando il fatto di aver incontrato qualcuno diverso dagli orchi, qualcuno diverso dagli elfi che l'hanno comunque imprigionato, anche se benevolmente lo lasciavano andare in giro. Però poi il fatto che Frodo e Sam l'hanno sempre messo al loro stesso livello, quindi non è che era trattato da, anche se sei libero, comunque sei in prigione o come hanno fatto i servitori di Sauron, che l'hanno maltrattato. È la prima volta che si trova ad essere messo sullo stesso livello degli altri, anzi forse anche un livello più sopra, perché era la guida, l'unico che sapeva la via, e quindi secondo me ha pensato che era più il fatto di trovarsi in una situazione di questo tipo. Penso anch'io, penso che avesse, diciamo, compreso le implicazioni in parte, ma che non poteva sapere naturalmente dove avrebbero portato e non si aspettava che ne avrebbe ricavato un vantaggio personalmente, perché poi alla fine Gollum l'ha salvato, cioè in Diciamocelo. maniera imprevedibile, però l'ha salvato. Quando si dice le buone azioni portano a buoni frutti. Io direi che potremmo leggere alla lettera 165, che se non sbaglio è una delle prime in cui viene fatto un accenno a questa scena in cui Gollum si sta per pentire. Questo è un passaggio in cui Tolkien stava parlando di quello che personalmente lo colpisce di più del Signore degli Anelli, e dice: "A esaltarmi è soprattutto il rumore dei cavalli dei Rohirrim al canto del gallo, e mi rattrista moltissimo quando Gollum non riesce, per poco, a pentirsi, perché viene interrotto da Sam. A me sembra proprio come il mondo reale, dove gli strumenti della giustizia sono raramente in sé giusti o santi, e i buoni spesso sono pietre di inciampo." Questa è già la prima in cui
la prima volta in cui proprio ti dà di quello che sta succedendo. Si capisce che è una scena a cui lui teneva molto. E poi nella lettera 246, per me il momento forse più tragico del racconto è quando Sam non riesce a cogliere il completo cambiamento nel tono e nell'aspetto di Gollum. Niente, niente, dice Gollum sottovoce, caro padrone. Il suo pentimento viene bruciato e tutta la pietà di Frodo è in un certo senso sprecata. La tana di Shelob diventa inevitabile. Che cosa triste. Io direi che anche se non leggiamo il passaggio del libro, possiamo soffermarci un attimo comunque sulle frasi. Perché secondo me l'errore di Sam non è tanto la sua reazione iniziale, perché come reazione iniziale effettivamente io lo capisco molto bene, probabilmente avrei reagito alla stessa maniera. Perché Sì, anch'io. comunque lui precedentemente aveva detto a Frodo di riposarsi, ma non era intenzionato a dormire anche lui, lui doveva fare la guardia. Invece poi si è addormentato, Gollum è tornato, li ha visti dormire tutti e due, ha cercato di fare una carezza a Frodo. In quel momento Sam si è svegliato, ha visto Gollum così vicino, ha pensato a male, diciamo. Io in quel caso lo capisco, anche perché appunto Sam, secondo me, era anche, tra virgolette, sorpreso di svegliarsi, non avendo pianificato di addormentarsi, si è addormentato senza accorgersene. Quindi scoprire che stava dormendo e che Gollum era così vicino e che magari aveva cattive intenzioni, sicuramente lo ha spinto ad essere così brusco. Diciamo che è come se stesse dicendo il cosa stai facendo in quel modo anche a se stesso, perché per la miseria, Sam dice. Può essere effettivamente. Quindi quella è una reazione molto comprensibile. Io non biasimo Sam per aver pensato che Gollum avesse cattive intenzioni. No, Probabilmente era quello che avrebbe pensato chiunque. no. Il problema è dopo, perché dopo che Sam gli chiede che cosa fa, Gollum gli risponde con questo tono dimesso, questo tono completamente cambiato, come dice il professore nella lettera. Dice che non sta facendo niente e da quel punto Sam insiste, e lo chiama farabutto, gli chiede dove è andata a sgattaiolare e quindi è lì che poi Gollum si risente e il suo pentimento va in fumo. Chiaramente è una reazione spropositata perché sappiamo che in una situazione, diciamo, normale, una parola per quanto aspra non dovrebbe essere sufficiente a far desistere una persona ben ferma nel suo proposito, da questo proposito. Però qui stiamo parlando di Gollum, che comunque è sempre in questa situazione di lotta con se stesso, ha questo conflitto interiore che non si sana mai. Quindi per lui prendere una decisione è sempre conseguenza di una lotta e di un equilibrio molto delicato che è stato raggiunto a fatica. Quindi la minima cosa lo può spingere a cambiare idea, come è stato in questo caso. Vabbè, io sono fissata con i problemi mentali, però è come se ti stessi dicendo che ogni persona è sensibile a modo suo, ogni persona ha dei suoi problemi, ha dei suoi demoni interiori, e quindi anche se tu dici una piccola cosa involontariamente cattiva, come in questo caso farabutto, Sméagol si è sentito trafitto dal vedi, allora non è vero che ci tengono a me, mi stanno soltanto, tra virgolette, usando. L'hobbit grasso non è gentile, l'hobbit grasso è cattivo con Sméagol, non è giusto che io debba soffrire, quindi loro devono pagare. Mentre nella quotidianità potrebbe anche essere farabutto. Una persona con i suoi problemi e robe del genere potrebbe pensare, eh sì, magari ha ragione, sono un farabutto, si avvilisce e quindi Dio salvezza, recupero dei progressi fatti sull'autostima o robe del genere. Secondo me hai fatto un discorso molto interessante, perché comunque è vero questo fatto che ciascuno di noi ha sensibilità diverse, quindi io
In realtà non si può sapere quanto una determinata affermazione possa ferire l'altra persona, perché a volte parliamo e non ci rendiamo conto che quello che diciamo, a seconda della persona a cui ci stiamo rivolgendo, può fare molto molto male. Sicuramente è un discorso appropriato per questo passaggio. E volevo soltanto sottolineare che comunque si tratta di un equilibrio instabile nel caso di Gollum. Non era mia intenzione giustificare la reazione di Sam perché, ti ripeto, io condivido e comprendo la sua prima reazione quando si è svegliato. Quello che mi dà fastidio, quello che è il vero errore, secondo me, è quando lui, dopo che Gollum gli ha risposto con quel tono dimesso, lui che insiste. Quello è sicuramente un errore, anche se Sam non poteva sapere quello che passava per la mente di Gollum, però quantomeno per una questione di cortesia avrebbe potuto rivolgersi in maniera differente. Infatti sono dell'idea che il problema, il male del mondo, sono le persone che non si sanno mettere nei panni degli altri. Sì, diciamo che c'è questo problema per cui Sam non capisce in quel momento, molto semplicemente non capisce, non si rende conto di quello che Gollum sta provando e quindi oltre a fraintendere, reagisce in questa maniera, diciamo, non capisce quello che Gollum sta sentendo e quindi sottovaluta, anche perché un problema di Sam, secondo me, è che non ha mai pensato a Gollum come una persona. No. L'ha sempre visto come semplicemente una creatura malvagia, quindi non credo che riuscisse a mettersi nei suoi panni, anche volendo. Solo dopo aver posseduto un po' l'anello, magari riesce a comprenderlo leggermente di più. Sì, dopo aver portato l'anello, quantomeno riesce a capire, almeno in parte, il tormento che deve provare Gollum perché è completamente, diciamo, incatenato al potere dell'anello. Quindi sì, sicuramente Sam, dopo la sua brevissima esperienza come portatore, ha una consapevolezza diversa, almeno da quel punto di vista. Però in generale penso che comunque durante tutto il viaggio, prima che si arrivi a quel momento finale, non pensa a Gollum come una persona. E fondamentalmente questo è stato il problema. Non avendolo capito in quel momento in cui Gollum era così vicino al pentimento, ha reagito semplicemente così come gli veniva più spontaneo reagire. E quindi l'ha apostrofato in quel modo molto rude. E ti ripeto, lì sicuramente sta l'errore, non tanto nell'essersi svegliato e aver chiesto cosa stai facendo, ma nell'averlo chiamato Farabutto. Volevo comunque sottolineare che il caso di Gollum è particolare anche per via di quella che è la sua situazione. Perché una persona così, sempre in bilico, sempre in lotta con se stessa, vive in un equilibrio molto precario. Quindi anche una parola può cambiare tutto. Cioè, se questo discorso può valere per una persona che non si trova nella situazione di Gollum, a maggior ragione vale per una persona nella situazione di Gollum, per una persona che appunto vive con questo costante conflitto interiore. Per Gollum cercare e trovare un minimo d'equilibrio è una faticaccia, detto molto francamente, perché lui è sempre lì che vorrebbe fare una cosa, ma no, poi ne vorrebbe fare un'altra. Mister indecisione. Quindi una volta tanto che era riuscito a dirigersi verso qualcosa di diverso, una volta tanto che stava riuscendo, almeno in parte, a ritrovare la sua vecchia essenza, e purtroppo era una situazione delicata e quindi è andata come è andata. Tra l'altro, in quella scena lì, a parte appunto questa sensazione di tristezza che proprio ti pervade nel momento in cui viene descritto Gollum e il modo in cui guarda Frodo e Sam addormentati. Quello è proprio il momento, secondo me, in cui
La descrizione è più commovente perché appunto lui attraverso di loro vede quello che ha perso. E poi un'altra cosa che mi piace moltissimo di questa scena è dopo che purtroppo Sam gli ha risposto in quel modo, Gollum si risente, gli risponde male anche lui. Poi dopo un po', quando la situazione in qualche modo si appiana, Sam sveglia Frodo. E Frodo si sveglia e saluta Gollum e gli dice ciao Sméagol. Allora, forse è una cosa un po' stupida, però a me colpisce tantissimo il contrasto tra la reazione di Frodo e la reazione di Sam. Perché Sam si sveglia e la prima cosa che fa è prendere Gollum a male parole. E invece Frodo si sveglia e lo saluta con questa gentilezza. Io vedo molto contrasto tra le due reazioni. Mi domando quante persone se ne rendano conto leggendo quel passaggio, però io quando lo leggo, sento proprio questa differenza. Eh beh, sì, è Che poi è tosta. una differenza importante tra questa tra Frodo e Sam. Una ti fa vedere la benevolenza, ciao Sméagol, e l'altra ti fa vedere tipo la villanità. Cosa fai, farabutto? Sono proprio due reazioni diverse. Io lo sento molto questo contrasto ed è importante, secondo me, ti dicevo, proprio perché così vediamo la differenza tra i due, cioè il fatto che comunque Sam ancora non ha questa capacità di mettersi nei panni di Gollum e non ha questa tendenza a trattarlo con gentilezza. Poi bisogna dire che non è che lo tratta così male. Io ricordo, per esempio, all'inizio, quando avevano messo la corda intorno alla caviglia di Gollum per tenerlo buono, tra virgolette. In realtà c'è quel passaggio in cui Frodo si accorge che la corda che era stata legata da Sam non era nemmeno così stretta. Non è Vero. che cioè, dobbiamo pensare che Sam sia cattivo con Gollum, però effettivamente ha questo limite che non riesce a comprenderlo perché non riesce a vedere in Gollum un'altra persona, ma vede semplicemente una creatura avida e malvagia, e quindi questo gli impedisce, di, diciamo, prendere in considerazione anche quelli che possono essere eventuali cambiamenti di Gollum, mentre Frodo è molto più percettivo da questo punto di vista. E soprattutto cerca di trattare Gollum come una persona. Non per niente è Frodo che lo chiama Sméagol. Perché lo chiama Sméagol, secondo te? Perché rappresenta il suo lato, tra virgolette, ancora umano, quello legato all'essere hobbit, e quindi quello possibile da recuperare. Perché fondamentalmente è il suo nome vero. Beh, sì. Mentre Gollum è un soprannome che gli è stato dato dopo che ha preso l'anello e quindi ha cominciato a essere corrotto, tra Gorgogliare. le altre cose. Quindi è un nome che gli è stato dato da altri in senso dispregiativo. È diverso chiamarti col tuo nome, il nome che tu senti tuo, invece che chiamarti con un nome che ti hanno dato gli altri in senso Dispregiativo. spregiativo. Io credo che anche questo aspetto del riconoscimento, questo fatto che Frodo in qualche modo si riconosce in Gollum, non ho mai negato che sia importante questo aspetto. Cioè, la mia critica era al fatto che nel film fosse stato reso l'unico aspetto importante della questione. È come se avessero tolto degli strati di complessità e quindi evidenziato soltanto un aspetto. Questa era la mia critica nei confronti del film. Ma altrimenti, di per sé, questo riconoscimento, questa sorta di identificazione che Frodo ha con Gollum è importante, perché è quella che gli permette di avere compassione. Lo dicevo prima. Compassione da cum patire. Al parere mio è sempre mosso da compassione. Se non fosse stato per la sua compassione, non avrebbe neanche intrapreso questo viaggio. Se non fosse stato per la sua,
lungimiranza, si dice, non avrebbe intrapreso un'esperienza del genere. Perché se tu capisci che il mondo può rischiare di essere distrutto e quindi le cose bellissime a cui sei legato possono non esistere più, tu provi compassione per tutte le persone che vivono nel tuo stesso posto e sei mosso dal fatto del devo fare qualcosa per salvare tutto ciò che amo e quindi anche le persone che potrebbero non avere più quello che io amo e quello che loro amano. Guarda, secondo me a questo proposito è molto interessante il discorso che lui fa prima di partire, proprio prima di andarsene da casa Bay, perché praticamente lui in quel momento dice che spesso si era immaginato di lasciare la contea, di andarsene, spesso aveva pensato che i suoi abitanti fossero noiosi, e invece dice poi: io ora non la penso più così. E se ne va proprio con questo desiderio di proteggere la sua terra. Dice: vorrei tanto salvare la contea se potessi. Che poi non è molto diverso da quello che dice al consiglio quando dice: prenderò io l'anello, ma non conosco la strada. Vedi sempre questa umiltà di fondo, che lui dice: non conosco la strada, quindi sta chiedendo aiuto. Dice: aiutatemi, se mi accompagnate, io lo faccio. Così come all'inizio dice salvare la contea se potessi farlo. Però dice anche questa cosa che appunto lui aveva pensato tante volte che la contea fosse un posto noioso, che per lui sarebbe stato meglio andarsene come Bilbo a farsi l'avventura. E invece poi nel momento in cui si ritrova in questa situazione in cui è costretto ad andarsene, capisce quanto significhi la contea per lui. E dice che vuole cercare di salvarla e poi aggiunge anche se non dovessi più metterci piede. È una cosa che lui fa per amore, amore verso la sua terra e non necessariamente con l'idea di poterci tornare, però dice l'importante è che si salvi, anche se io non tornerò. È uno di quei momenti in cui secondo me vediamo meglio l'anima del personaggio. Cioè questo fatto di mettersi in gioco perché costretto dalle circostanze, ma una volta che ci sono queste circostanze, cercare di fare il meglio. E poi è quello che lui fondamentalmente fa per tutto il libro, se ci Sì, pensi. infatti secondo me è anche uno di quei messaggi che vuole dare il prof. Cerca di dare il meglio di te anche se le situazioni in cui ti trovi sono difficili e ti chiedono un'estrema dose di sopportazione, coraggio, per far sì che tu possa essere una persona migliore per te stesso e per tutti quelli che ti circondano, per sconfiggere le cose brutte della vita e in questo caso per sconfiggere l'anello e i suoi sussurri contagiosi. E tra l'altro questa cosa di fare del bene ci riporta sicuramente al discorso della pietà, che è stato, diciamo, il nostro argomento principe, che tra l'altro, come ti dicevo, ci dimostra che c'è una catena di eventi, che anche la stessa pietà verso Gollum non viene esercitata una volta sola e da un personaggio singolo, ma da tanti personaggi in successione, e che quindi il concatenarsi di queste azioni, di queste scelte di risparmiargli la vita, porta poi alla risoluzione finale e al compimento della missione. Quindi prima abbiamo Bilbo che risparmia Gollum nell'Hobbit, poi abbiamo Gandalf e gli Elfi dei Boschi che lo fanno prigioniero, Gandalf lo interroga anche in maniera dura. Però non vuole che Gollum venga ucciso, infatti raccomanda agli elfi di non ucciderlo. E gli elfi gli danno ragione, quindi tengono Gollum prigioniero, ma non lo uccidono e ogni tanto lo portano anche fuori dalla sua prigione. Ma siamo già al secondo anello della catena, che è quello di Gandalf e degli elfi. Terzo anello della catena è Frodo, che, come abbiamo detto ripetutamente, risparmia la vita di Gollum e non una volta sola, perché
bisogna considerare anche quando si è esposto per non farlo uccidere dagli uomini di Faramir. E poi abbiamo il quarto anello della catena, che è Sam, perché finalmente, come accennavamo prima, sul Monte Fato Sam riesce ad avere compassione di Gollum e, nonostante volesse vendicarsi, non ci riesce e rinuncia a ucciderlo. Quindi possiamo vedere che in un certo senso Sam rimedia anche a quello che era stato il suo precedente errore. Io la vedo molto così, anche se lui naturalmente non se ne rende conto, perché non si era reso conto allora di quello che stava succedendo a Gollum e non credo che possa essersene reso conto dopo. Però, anche se non si era reso conto di quello che stava succedendo, indubbiamente questo suo atto di pietà, proprio nel momento in cui invece avrebbe avuto la possibilità di vendicarsi, è stato determinante. Perché grazie a lui Gollum ha potuto raggiungere Frodo e quindi portare la missione a compimento al suo posto, anche se per sbaglio. Perché poi sappiamo che Gollum, mentre teneva l'anello, è scivolato e è caduto nelle fiamme. Non è stata una cosa intenzionale, come avrebbe potuto essere se si fosse avverato lo scenario What If che aveva ipotizzato il professore. Se si fosse avverato quello scenario, Gollum si sarebbe gettato nelle fiamme. Invece, nella storia così come la conosciamo, non si getta, lui scivola. Però non è un caso. È frutto della provvidenza. Questo era il secondo argomento a cui volevo arrivare, perché è legato al tema che stiamo trattando oggi. Il fatto che comunque ci sia questo evento provvidenziale della caduta di Gollum proprio all'ultimo, che è importantissimo nella storia, non è il tipo di situazione in cui è facile riconoscere l'intervento della provvidenza, tant'è vero che ci sono persone che neanche se ne rendono conto. Eh no. O che semplicemente, se ti devono spiegare quella scena, dicono: È il beh, sì, caso. alla fine il male distrugge se stesso. Sicuramente questa cosa è vera, del male che distrugge se stesso, perché è un concetto che anche lo stesso Tolkien talvolta esprime nelle pagine del Signore degli Anelli. C'è un passaggio in cui Gandalf, parlando con Pipino, dice: a volte un traditore può tradire se stesso e compiere del bene che non intende fare. Questo sembra molto profetico, in effetti. Somiglia molto al concetto del male che si ritorce contro se stesso. Quindi non è sbagliato interpretare in questo modo la scena, però non è l'unico modo. Cioè, una cosa bella e importante delle opere di Tolkien è che le interpretazioni non sono mai singole o monolitiche, che si può sempre andare a fondo. Quindi il fatto che il male distrugga se stesso non esclude che ci sia stato un intervento provvidenziale, al contrario. Anzi, posso dire che se vogliamo vederla in modo tra virgolette moderno, con le parole tra virgolette moderne, si dice che se tu ti comporti male, fai azioni malvagie, ti si ritorceranno contro per volere del karma, quindi tu nella tua vita avrai soltanto cose malvagie. Gollum, fin tutta la sua esistenza, si è comportato male. Anche se, vabbè, con Frodo non è che sia stato così tanto malvagio, però comunque di fondo c'era della malvagità e quindi ha avuto la sua, tra virgolette, ricompensa ed è caduto nelle voragini del fato assieme al suo tesoro, portandolo alla fine della sua esistenza. Così come lui all'inizio si è impadronito dell'anello uccidendo qualcuno, la sua stessa fine è stata morire riprendendo l'anello da qualcuno, così si ricollegano le due cose. Può essere un'interpretazione interessante questa, sicuramente. Io diciamo che la vedo in maniera un po' diversa, nel senso che, allora, il fatto del male che si ritorce contro se stesso, sì, come ho detto, sono favorevole a questo tipo di interpretazione, mi sembra molto appropriata. La situazione di Gollum la vedrei in maniera un po' differente, però, nel senso, è vero, lui ha fatto il male, e questo lo sappiamo. Lo dice anche il professore, tra l'altro, non è che lui dice che Gollum è un santo, anzi, al contrario, quindi
sa che Gollum è un personaggio che ha anche scelto il male, non è stato soltanto corrotto, ma ha anche, diciamo, contribuito alla sua stessa corruzione. Non è un personaggio santo, tutto al contrario. Però questa sua morte finale, secondo me, non è una punizione, diciamo, per la sua malvagità, ma è una liberazione, perché lui era vissuto molto, molto più in là dei suoi anni, come abbiamo detto anche all'inizio della nostra conversazione. Quindi la razza degli uomini, di cui per inciso fanno parte anche gli Hobbit, è destinata alla morte. La morte, anzi, nella mitologia tolkieniana, è un dono che Eru Ilúvatar, il creatore, ha fatto agli uomini. Quindi, prima o poi, devono morire tutti, come noi nella nostra vita, prima o poi moriamo. Per cui Gollum, prima o poi, doveva morire. Semplicemente per una questione di natura, perché era connaturata alla sua natura, anzi, appunto, era vissuto molto, troppo più in là dei suoi anni, riducendosi a uno stato, se vogliamo, di semivita. In un certo senso, la morte per lui è stata una liberazione. Potrebbe anche essere vista del fatto che stava lì per lì a pentirsi, la morte è giunta come un dono e gli ha portato pace nella sua vita, anche Sì, così. almeno possiamo sperare che abbia avuto pace, forse redenzione no, visto che comunque alla fine non è riuscita a pentirsi. Quindi non sappiamo se possiamo considerare Gollum redento. È molto difficile perché appunto il suo pentimento è andato perso. Quindi sul Montefatto lì non sappiamo quali siano stati i suoi ultimi pensieri. Probabilmente era troppo felice di avere il tesoro tra le mani. È un po' difficile che in un momento come quello possa essersi pentito delle sue azioni, quindi la vedo molto difficile una redenzione per Gollum, però se non altro questa morte lo ha liberato da quella vita che ormai non era una vita che lui stava conducendo. Ed è importante secondo me che questa morte non sia avvenuta per omicidio, ma per caso, tra virgolette. Secondo me è importante anche quello, perché qualcuno potrebbe dire: beh, ma allora se Gollum doveva morire perché ormai la sua vita non valeva più niente, allora tanto valeva che lo ammazzassero. No, non è la stessa cosa. Certamente non sarebbe la stessa cosa per un cristiano, come No. sappiamo che era il professore. Quindi il fatto è che questa morte, che comunque prima o poi lo doveva cogliere, in un certo qual modo riporta l'ordine delle cose. Perché Gollum sarebbe dovuto morire molto tempo prima, presumibilmente di morte naturale. Quindi non è morto di morte naturale per colpa dell'anello, in quel frangente finale raggiunge finalmente questa morte che appunto è dovuta a tutti gli uomini e, caso vuole, o meglio, provvidenza vuole, che con la sua morte si compia anche la missione. Coincidenze? Io non credo. Oh, non è sicuramente una coincidenza, anche se, come ti ripeto, c'è gente che questa provvidenza non la percepisce, o forse non la vuole percepire, non lo so, poi sono anche interpretazioni personali. Però rispetto a come si sentisse l'autore, su questa faccenda non ci sono dubbi. Noi sappiamo che nella mentalità dell'autore la caduta di Gollum è un evento provvidenziale. Gollum in quel momento è uno strumento della provvidenza. E dire grazie a Dio o grazie a Ljubadar. Sì, anche perché poi dobbiamo considerare proprio questo, che nella mitologia tolkieniana c'è un dio creatore. Quindi se andiamo a guardare le lettere, tra l'altro, notiamo che spesso, anzi credo sempre, viene indicato con la lettera maiuscola, dio con la D grande. Sì. Quindi è sicuramente un dio modellato sul dio cristiano, quindi onnipotente, che conosce già come andranno le cose e che
passami il termine un po' terra terra, spero di non suonare blasfema, ha il piano di riserva in caso le cose debbano andare male. Perché effettivamente questa situazione che si era creata lì sul Monte Pato esigeva che ci fosse un intervento divino, perché non era possibile che il portatore si separasse dall'anello e lo distruggesse di sua spontanea volontà. Dopo tutto quello che era successo, perché Frodo era troppo provato da quello che aveva passato, e il Monte Pato è il posto dove l'anello è più forte. Quindi semplicemente non era possibile che Frodo gettasse l'anello nelle fiamme. Ma questo ne parleremo poi in un altro approfondimento, perché anche Sì, di... questo è anche un altro argomento da trattare. Però per dirti, ci vuole comunque un disegno divino, un intervento divino che porti a compimento la storia. Questo era così nell'idea dell'autore. Poi ti ripeto, un lettore magari è ateo, oppure semplicemente questa prospettiva non gli piace, allora può farsi le sue idee, però dobbiamo essere consapevoli che nella visione del professore quella situazione, il fatto che Gollum cade nelle fiamme, è un evento provvidenziale. Il fatto che non compaia la parola provvidenza, che non si parli di Dio, non deve fuorviarci e indurci a credere che quindi Dio non c'è. Perché noi sappiamo che lui nella sua vita era un cattolico e credeva, e sappiamo che nella sua mitologia c'è un Dio, che è Eru Ilúvatar, che viene nominato nel Silmarillion. È così che Tolkien la vedeva, come un intervento provvidenziale. E la cosa su cui dovremmo riflettere è che la provvidenza non interviene in maniera plateale, non interviene con situazioni in cui si può, tra virgolette, gridare al miracolo, non così facilmente. La provvidenza interviene agendo attraverso le creature umane. E anche in modo molto molto sottile. Sembra un incidente, ma in realtà non è un incidente, è provvidenza. Non ci dobbiamo aspettare il genere di situazione in cui c'è un evento, diciamo, palesemente miracoloso. Dobbiamo aspettarci un tipo di scena in cui, appunto, è tramite le creature umane che il disegno divino viene portato a termine. Anche perché non dimentichiamoci di una cosa, non dimentichiamoci che gli uomini, e quindi anche gli hobbit, hanno il libero arbitrio. Nell'universo tolkieniano c'è questa cosa da tenere a mente, cioè il fatto che comunque anche se c'è Dio e anche se Dio ha i suoi disegni, ha dato all'uomo la libertà. Quindi l'uomo è libero di scegliere e anche di sbagliare, con le conseguenze che poi ci saranno. Anche perché non è facile per l'uomo cogliere i disegni della provvidenza. Quindi l'uomo è libero, come tale, libero anche di sbagliare. Però se fa la cosa giusta, c'è la possibilità che le cose cambino. Capito? C'è la possibilità che nel momento in cui tutto sembra perduto, in realtà, grazie all'intervento divino, la situazione si risolva, che è proprio quello che succede sul mondo. Secondo me la cosa da puntualizzare è che se noi prendiamo il personaggio di Frodo, Frodo ha fatto le sue scelte, quindi nel momento in cui si trova lì, nel momento cruciale, le sue scelte sono in certo qual modo saldate tutte insieme e quindi danno i loro frutti. C'è l'intervento divino, perché l'uomo senza Dio non può raggiungere, diciamo, certi obiettivi. Insomma, non è un discorso facile chiaramente da affrontare, quindi ne riparleremo perché ovviamente c'è molto da dire. Per il momento possiamo dire questo, che questa situazione finale lì sul Monte Pato è appunto una situazione in cui la missione si compie per intervento della provvidenza. Quindi, grazie agli atti di pietà di Frodo e di altri personaggi, dico soprattutto di Frodo perché comunque lui era
diciamo, un po' l'ago della bilancia in questa situazione, considerato che portava l'anello, ma come ho spiegato prima, è tutta una catena. Permettono che Gollum arrivi sino alla fine, possa portare a termine il compito al posto di Frodo e può essere lo strumento attraverso cui la provvidenza completa il suo disegno. E direi che a questo punto ci tornano utili un paio di citazioni. Bada. Piacerebbe fare riferimento alle lettere. In questa esplorazione sono state un po' la nostra Bibbia. La 181, che avevamo già citato se non sbaglio, quando parla della situazione del Monte Fato. A questo punto la salvezza del mondo e quella dello stesso Frodo si ottengono grazie alla sua precedente pietà e al perdono delle offese. In ogni momento, qualsiasi persona prudente avrebbe detto a Frodo che Gollum lo avrebbe sicuramente tradito. Non proprio sicuramente. Ciò che alla fine spinse Gollum al lato oscuro quando stava per pentirsi fu la mancanza di gentilezza di Sam dovuta alla sua fedeltà. E che alla fine lo avrebbe potuto derubare. Averne pietà, evitare di ucciderlo, fu un atto di follia o di fede mistica nel supremo valore in sé della pietà e della generosità, anche quando siano disastrose nel mondo e nel tempo. Alla fine egli lo ha derubato e ferito. Ma per una grazia, l'ultimo tradimento è avvenuto nel momento preciso in cui l'ultima azione malvagia fu la singola cosa più benefica che chiunque avrebbe potuto fare per Frodo. Grazie a una situazione creata dal suo perdono, egli stesso fu salvato e sollevato del suo fardello. Come vediamo, le azioni positive, quindi gli atti di pietà, hanno poi questo esito inaspettato ma positivo che è la distruzione dell'anello. Il bene, anche a distanza di tempo e anche in maniera inspiegabile, porta i suoi frutti e vediamo come appunto la provvidenza interviene per aiutare l'uomo, viene aiutato da Dio nel momento in cui non ce la fa più. Laddove è allo stremo delle forze. In realtà, secondo me, è un messaggio molto bello. Poi uno può anche non crederci, siamo tutti diversi, non dobbiamo per forza condividere le stesse idee, o essere tutti religiosi, essere tutti credenti. Però di base comunque è secondo me un pensiero molto bello, cioè questo fatto che comunque se tu hai fatto il tuo dovere, allora in qualche modo la situazione si risolverà. È un pensiero consolante, poi magari non sempre funziona Diciamo così, però... che è proprio può racchiudere benissimo il nostro argomento di oggi. La pietà e l'accenno alla provvidenza. Quindi, Melon, mi raccomando, fai del tuo meglio per comportarti al meglio, ma deve essere col cuore. Non voglio fare Barbara d'Urso, però. Per oggi direi che abbiamo finito. Per oggi sì. Niente, grazie a tutti per questa meravigliosa opportunità di chiacchierare con voi. Ci vediamo la prossima volta perché naturalmente questa collaborazione tra me e Ste non finisce Grazie Nenia, ringraziamo tutti quanti Nenia per la sua intelligenza. No, grazie a te e grazie a tutti quelli che ci ascolteranno e se volete commentare siete sempre benvenuti. Grazie Nenia per questa tua puntualizzazione. Quindi noi con la pietà è tutto e anche con l'accenno alla provvidenza e quindi ci vediamo la prossima volta con l'approfondimento sulla provvidenza. E speriamo di avervi dilettato un pochino. Melon, ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao!